possiamo solo immaginare quello che le immagini, i video, le tante fotografie ci raccontano di quelle giornate, come un'ulteriore giornata, quella del 25 settembre del 1968, questa chiesa gremita di gente, una folla che arrivava dinanzi al presbiterio per dare l'ultimo saluto a Padre Pio. E possiamo solo immaginare quanto accadeva per i sacerdoti che ogni ora celebravano messa per tutti coloro che avevano voglia di confessarsi. La tanta fede e soprattutto uno spettacolo commovente che veniva registrato da numerosi giornalisti che raccontavano questo fatto a tutto il mondo. Una fila di gente che in modo silenzioso e devoto attendeva il suo turno per entrare circa 2-3 ore per poter percorrere tutta la chiesa e giungere dinanzi al presbiterio e salutare per l'ultima volta Padre Pio. E proprio per questo ci piace anche condividere con voi quanto l'Osservatore Romano raccontava di quelle giornate. Da tutte le parti accorrevano a Padre Pio, fedeli, scettici, richiamati dalla sua fama di virtù. Si è parlato di speciali doni soprannaturali e su questo a suo tempo si pronuncerà anche la Chiesa. Noi possiamo solo dire, scrivevano sull'Osservatore Romano, che Padre Pio ha consolato, ha richiamato al Signore anime innumerevoli, ha riconciliato con Dio uomini lontani dalla fede e dalla vita cristiana e talvolta ostili e nemici della religione. Il suo confessionale, ancora conclude questo trafiletto dell'Osservatore Romano, era un tribunale di misericordia e di fermezza.